Siamo con Gaetano Ungaro, è appunto la conferenza settimanale con i giocatori per Grosseto Sport. Allora Gaetano, una condizione tutto sommato ritrovata, una prestazione direi interessante e importante quella di domenica scorsa contro l'Ostia Mare. Sì, finalmente può iniziare a star meglio, quindi si è visto. Questo è merito soprattutto anche del mister, che è stato bravo in un mese a darmi spiegazioni giuste e quindi mi ha dato modo di potermi mettere in condizioni. Ancora è normale che devo lavorare e quindi devi trovare ancora più forma, e quello lì magari giocando e durante la settimana riuscirò a esprimerlo. Anche perché ricordiamolo, sei arrivato dopo, sei arrivato al lavoro in corso, però ecco appunto questa è la quarta partita che fai in maniera continuativa, quindi con un crescendo e tra l'altro una positiva impressione di tutto il reparto difensivo Sì, domenica scorsa. infatti domenica secondo me abbiamo fatto molto bene dietro. Io a un certo punto ero convinto di non prendere assolutamente gol, poi purtroppo palla inattiva si è ripetuto che abbiamo preso gol. Dobbiamo migliorare anche in questo e dobbiamo evitare questi gol, perché appunto è peccato. Domenica, dopo una partita fatta bene in quel modo, Certo. la linea difensiva e tutto, io parlo del mio reparto, poi ovviamente. abbiamo fatto bene e poi Tirato sprecarla spesso in causa, magari per situazioni meno questo. brillanti, Poi quindi magari, giustamente rivendichi infatti, una prestazione magari in palla eccellente. inattiva prendere un gol. Vabbè. Miglioreremo naturalmente anche in questo, e questo stiamo lavorando col mister e con tutta la squadra. Allora, domenica, sabato, perché ci sarà l'anticipo ad Albano Laziale con l'Alba Longa, troverai un ex compagno come Crux, che è in questo momento il capocannoniere del girone. 12 gol, una prestazione sicuramente importante, anche se nelle ultime partite è andato meno a segno. Che ci puoi dire di lui? Sì, abbiamo giocato un anno insieme, un attaccante da tenere d'occhio, è molto bravo, sa proteggere palla, fa respirare un po' la squadra, però magari non è che ci dobbiamo preoccupare di questo, perché anche loro si devono preoccupare dei nostri attaccanti, perché abbiamo gente in grado di far male, quindi alla fine sappiamo tutti che Cruz è un buon giocatore, lo teniamo d'occhio, già il mister ci ha parlato e tutto, quindi dobbiamo fare la partita noi e loro devono avere timore di noi. Domenica scorsa ti aspettavi uno Ostia Mare così rinunciatario nel giocare la Ma partita? sinceramente no, perché proprio ci hanno aspettato. Io non ricordo il primo tempo un tiro in porta loro, proprio zero. Quindi Anzi, una sorpresa noi anche per difensori voi. molte volte ci ritrovavamo proprio appunto oltre la metà campo, quindi hanno avuto timore, si è visto, e poi noi siamo stati bravi col solito gioco ad andare facilmente alla conclusione. Un po' abbiamo sofferto gli ultimi 20 minuti, poi è normale che magari fa una partita così. E poi magari non dovrebbe succedere, però purtroppo ormai è successo che gli ultimi 20 minuti ci hanno messo un po' in difficoltà. Poi abbiamo trovato il terzo gol e finalmente abbiamo chiuso definitivamente la Chiusura. partita, però secondo me meritavamo la vittoria in ogni caso. Pensi di esserti ormai conquistato un posto fisso a titolare? No, questo no, perché qui bisogna pedalare, come dice il mister, impegnarsi, e poi solamente durante la settimana, quando acquisisci quelle sicurezze e quelle cose, poi è normale che le scelte che fa il mister, e qualsiasi scelta fa, va rispettata. Perfetto, ti ringrazio. Grazie a voi.